Sara Parigi, archiviata l'esperienza con i Lady in the Radiator, con cui hai vinto il Rock Contest nel 2019, poi sono passati gli anni, c'è stato anche il Covid e sei ripartita alla grande con il tuo progetto solista. Sì, alla grande, spero, sì. Il tuo nuovo disco, cioè il tuo primo disco, in realtà si intitola Stanza, un po' come Virginia Woolf che aveva scritto una stanza tutta per sé, hai trovato la tua nuova dimensione. Come hai composto questo disco? Grazie del paragone, cioè dell'accostamento molto interessante. Forse è stato anche un po' complice quel periodo, no, di inizio pandemia, perché ho iniziato a scrivere i pezzi di questo disco all'inizio del 2020 e quindi quell'atmosfera ovviamente solitaria probabilmente si è conciliata bene con poi la necessità che sentivo di scrivere per progetto tutto mio, e quindi proprio allontanarmi un po' da quella che è la scrittura per band. Anche il passaggio, per esempio, dall'inglese all'italiano in questo senso è stato importante per me, è stata una sfida perché non volevo lasciare la cura del suono e delle melodie che fossero interessanti per me, però usando comunque quella che è la mia lingua madre, quindi questo fatto mi aiutava a essere più vicina a quello che volevo dire. Hai parlato del suono di questo disco e io l'ho notato particolarmente, ha dei suoni molto appunto speciali, ricercati, addirittura a un certo punto si sente quasi come delle posate che cadono, qualcosa che cade. Mi chiedo appunto quanto ti ha aiutato in questo senso Alessandro Fiori, con cui so che hai appunto instaurato una collaborazione, c'è stato anche un viaggio negli Appennini per registrare questo album, raccontacelo. Sì, c'è stato un bel viaggio insieme, tra l'altro, con la sua macchina, e ha prodotto il disco, è produttore artistico, e in realtà tanto del lavoro è stato fatto a distanza, però quel viaggio lì dove ho registrato le voci, poi il resto degli strumenti, le mie parti le ho registrate a casa mia da sola, e invece gli altri strumenti suonati sono stati registrati nello studio di Sarsina di Emanuele Para, che anche lui è stato un altro personaggio importante per questo disco. E dicevo, quei giorni in realtà sono stati poi veramente intensi e divertenti, e si è creata insomma una magia che poi è quella che c'è attorno ad Alessandro alla fine. Sì, questo mago quasi un po' come Gandalf che vive nelle foreste casentinesi. Mi colpiscono molto anche i testi di questo disco perché mi sembrano particolarmente coraggiosi. Ora non ne citerò nessuno, anche perché voglio lasciare appunto che chi ci ascolta scopra il disco da solo o da sola, però è un disco coraggioso perché insomma dici anche delle cose abbastanza forti. Sì, credo anch'io che lo sia nel mio piccolo. Perché soprattutto all'inizio mi sembrava sì di fare una cosa coraggiosa, ma non perché io mi definisca coraggiosa, anzi tutt'altro, ma perché sentivo che era una sfida con me stessa. In questo senso sì, poteva essere per me davvero un'occasione di scrivere qualcosa di che comunque mi mettesse alla prova e che uscisse un po' dalla mia comfort zone, che poi è anche il modo in cui vorrei sempre fare musica e non adagiarmi e andare sempre in territori che mi mettano
in difficoltà, come poteva essere appunto quello di scrivere in italiano, perché non avevo mai scritto in italiano e insomma quello che scrivevo all'inizio non mi piaceva mai, perché appunto non trovavo mai niente che mi divertisse, che fosse interessante soprattutto a livello armonico. E quindi niente. Senti, l'uscita del disco è stata preceduta da due bellissimi video della Nation Snellenberg e fra l'altro due location molto diverse perché in una ho riconosciuto il lago di Massaciuccoli, se non mi sbaglio, e l'altra invece è un Luna Park, quindi un'atmosfera completamente diversa, molto estiva, calda, piena di luci, di colori. Mi piace molto l'idea che, nonostante sia un disco stanza, che per me guarda molto all'interno, inevitabilmente, volevo fare una cosa che non fosse così scontata, e quindi, i video che sono, che riportano delle immagini esterne, quindi in spazi totalmente aperti e totalmente opposti, se vogliamo. Insomma, mi intrigava perché questi due video li vedo un po' come le due finestre di questa stanza che danno sull'esterno. Allora scopriremo chissà anche altre finestre, forse nei prossimi mesi. E ti faccio un'ultima domanda. Hai già suonato un po' in giro in questo periodo, ma so che ti aspettano anche altre date, addirittura all'estero. Sì, abbiamo una data a New York, al New Colossus Festival, a partire dai primi di marzo, il festival è dal 6 al 10, e dopo, la settimana dopo, faremo Austin, e sarò al South by Southwest. Insomma, una partenza, diciamo, proprio in grande e non posso che augurarti buona fortuna e sicuramente questo disco farà un bel percorso perché se lo merita e grazie mille di essere passata qui da noi, Sara. Grazie a te, Costanza. Nonostante il grigio di questa tempesta che la gente aspetta, c'è un varco che taglia come luce chiara la pelle di questa notte. Si riversano scintille su.